Dubai è Digital Nomad Visa. Quali sono i requisiti, le condizioni di accesso per poter usufruire della nuova visa emiratina e per quanto tempo è possibile usufruirne? Soprattutto, è vero che posso trasferirmi a Dubai con una società estera e non essere costretto ad aprirne una in loco? Lo vediamo tra un secondo. Ciao, sono Luca Tagliatela e come sempre sei sul canale di Tax Planning Internazionale. Ti invito quindi a iscriverti, se non l'hai ancora fatto, a lasciarmi un like che prontamente mi leverai alla fine del video se non ti sarà piaciuto il suo contenuto. È un video breve, quindi rimani concentrato un paio di minuti e ce lo siamo levati davanti. Dubai e Digital Nomad Visa. Facciamo attenzione anche a non confondere il Digital Nomad da quello dell'imprenditore in generale, quindi è soltanto una definizione. Questa tipologia di visa si applica in realtà a tutte le persone che hanno la possibilità di lavorare da remoto, siano essi dipendenti, quindi si applica anche ai lavoratori dipendenti, siano essi a imprenditori, quindi persone che invece hanno un'impresa o sono soci di un'impresa che li paga, da cui derivano i profitti, i proventi con cui poi sopravvivono per il resto dell'anno, con cui campano, come si dice, a Napoli. Ok, quindi quali sono i requisiti e quali sono le condizioni? La Digital Visa emiratina costa $611, ti dà la possibilità di permanere in territorio emiratino per un anno, ma è rinnovabile, quindi è un costo, direi, tutto sommato sostenibile, anzi incredibilmente basso anche per quelli che sono i standard di vita di Dubai. Quali sono le condizioni per poter accedere all'interno degli Emirati? Numero uno, essere in possesso di un documento di identità, o meglio di un passaporto valido, e vorrei ben vedere. Numero due, avere un'assicurazione sanitaria in Dubai, e ce ne sono di diversi tipi, forme, dimensioni, evidentemente costi. Numero 3, il requisito fondamentale è se sei un lavoratore dipendente, devi avere un contratto di lavoro valido, perlomeno valido per un anno, che attesti che il tuo salario minimo mensile sia perlomeno di $5,000 al mese. E di nuovo vorrei ben vedere vivere a Dubai con una cifra inferiore ai $5,000 mensili. Per gli imprenditori, o meglio per chi si trasferisce già una società, è questo proprio il discrimen. Se vuoi approfittare da Digital Nomad Visa ed evitare di costituire una società a Dubai, che comunque consiglio di fare, è necessario essere lo shareholder, il socio di una società, perlomeno da un anno, e è necessario dimostrare ancora una volta che i proventi che riesci a tirar fuori da questa società siano perlomeno di $5,000 al mese. Di nuovo, perché al di sotto di questo threshold evidentemente non sei considerato all'altezza di poter sopravvivere all'interno degli Emirati Arabi Uniti. Ok, una grossa opportunità, un'opportunità interessante, quantomeno per mettere un piede all'interno del territorio emiratino e cercare di capire se è un territorio che fa al caso nostro, se è un posto in cui può interessarci vivere oppure no. Evidentemente i redditi che percepiamo, l'avevo quasi dimenticato di essere su un canale di pianificazione fiscale, se i redditi che percepiamo in qualità di lavoratore dipendente o in termini di dividendi o di compensi di amministratore che tiriamo fuori dalle nostre società, evidentemente ci raggiungono a Dubai senza necessità di essere tassati. Bisogna fare attenzione però a quello che succede nel paese dove invece si trova la società o se ci sono implicazioni di stabili organizzazioni a Dubai, ma tendenzialmente diciamo che queste visa durano un anno proprio per questo motivo e soprattutto hanno un'apertura che sono fatte apposta per evitare contestazioni poi di sorta da parte dell'amministrazione finanziaria. È chiaro che comunque un minimo di prevenzione e di studio della materia è sempre consigliabile con un professionista. E con oggi abbiamo chiuso. Io ti auguro di visitare Dubai al più presto per farti un'idea su quelle che possono essere le condizioni adatte, se quella qualità della vita che c'è a Dubai è qualcosa che può interessarti oppure no. Se ti è piaciuto il video, lascia like e noi ci rivediamo nel prossimo. Un caro saluto.